Carlo Bagnasco, amministratore delegato di Eviva per affariitaliani.it. Siamo a Genova, al Genova Store, dove viene presentato un progetto di sostegno all'ospedale Gaslini. In che cosa consiste? Questo progetto consiste nel affiancare il Genoa e l'Istituto Gaslini nella ricerca di fondi per dare supporto e sostegno a quante più famiglie possibile di quei bambini che purtroppo sono costretti a venire a Genova, dove c'è l'eccellenza europea del Gaslini, per essere curati. Il nostro obiettivo è quello di alleviare per quanto possibile queste sofferenze, rendere più agevole il soggiorno e tutto quanto è necessario per stare vicino ai propri cari ricoverati al Gaslini. Per questo motivo organizzeremo nei prossimi mesi tutta una serie di iniziative, partendo proprio dal Derby, dove la nostra società condividerà il proprio spazio a disposizione con l'Istituto Gaslini per lanciare l'iniziativa. Organizzeremo, dicevo, una serie di iniziative nei prossimi mesi per raccogliere quanti più fondi possibili per questa notevole iniziativa. Quindi in questo periodo in cui si parla di calcio, non sempre per tematiche positive, questa è un po' la dimostrazione che il calcio può anche essere invece fonte di iniziative importanti. Beh, questo non c'è dubbio, il calcio resta in Italia lo sport numero uno per seguito, per passione, per coinvolgimento del pubblico. Quando ci si trova davanti a società estremamente serie come sicuramente il Genoa, composta da professionisti eccellenti, e noi che ci mettiamo nel nostro piccolo tutto quanto riusciamo a fare, appunto l'unione di persone che hanno voglia di fare, soprattutto per il bene della nostra città, rende queste iniziative possibili, con il volano del calcio ancora più seguite, ancora più apprezzate. Speriamo che possa essere un successo.